tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Ragazzi, parliamo di pagellone di Serie B. Ragazzi, dopo il pagellone della Serie A parliamo anche di Serie B, diamo i voti di questa prima parte di stagione, partendo come con la Serie A dalla squadra ultima in classifica per arrivare poi alla top, alla testa della classifica. Quindi partiamo con il Padova. Ragazzi, Padova voto 4, 12 punti in classifica, sicuramente un'annata non facile per adesso. Il mercato estivo ha pesato, il mercato estivo è stato forse l'errore principale, non aver rinforzato la rosa a sufficienza è la prima forse accusa fatta alla società, perché una rosa in cui aveva vinto il campionato deve essere sicuramente rinforzata. In attacco sicuramente molti problemi, ci sono problemi di difesa, aver cambiato portiere è l'altra questione. Troppi errori, forse i senatori rinnovati, sbagliato anche questo tipo di procedure del mercato. Nel Padova veramente sta avvenendo però una rivoluzione nel mercato invernale, sperando che sia sufficiente per almeno tentare la corsa ai playout. Voto 4 però per questa prima parte di stagione. Andiamo avanti con il Crotone, voto 4 perché in un anno, ragazzi, è cambiato tutto. Un anno è cambiato tutto perché un anno fa il Crotone poteva salvarsi con Nicola in panchina, in Serie A si sognava la seconda salvezza consecutiva dopo quella incredibile ottenuta nella stagione precedente con la vittoria incredibile contro la Lazio nell'ultima giornata. Invece dopo un anno il Crotone rischia grossissimo, è nei bassi fondi della Serie B e rischia la Serie C, una doppia retrocessione che veramente sarebbe molto molto negativa. E invece, ragazzi, il Foggia che partiva con una penalizzazione molto molto forte, 8 punti, ne ha raccolti ben invece 13, quindi avrebbe 21 punti, sarebbe fuori dalla zona rossa, però comunque non sta facendo quel campionato che ci aspettava, perché comunque il Foggia ha un attacco da prime posizioni, perché ragazzi, parliamoci chiaro, Mazzeo, Iemmello e Galano costituiscono forse uno degli attacchi più forti presenti in Serie B. Reparto arretrato, però forse anche con un portiere non adeguato, e Bizzarri forse non sta dimostrando tutta quell'esperienza che ci si aspettava. La difesa prende troppi gol, però la penalizzazione è forse il concetto più ampio di questa posizione, perché il Foggia si trova in quella parte di classifica perché è stato veramente penalizzato fortemente dal segno meno in classifica iniziale ed è in campionato. Andiamo avanti con il Livorno voto 5, Livorno che ha 15 punti in classifica nelle ultime giornate, buoni risultati dopo veramente un avvio molto molto difficile, la vittoria contro il Foggia, la vittoria contro il Carpe, il pareggio contro il Padova, sono stati 7 punti conquistati molto molto importanti contro le dirette e rivali per la salvezza. Livorno che forse ha sbagliato come il Padova il mercato estivo, troppi senatori, anche qui troppi giocatori con un'età avanzata presi per il campionato di Serie B. Ricordiamo che il campionato di Serie B deve essere effettuato in questo modo. Sì, giovani di esperienza, giocatori esperti, ma sicuramente i giovani fanno la differenza sicuramente in questo campionato. E il Livorno forse ne ha troppo pochi, anche sta tentando comunque di salvarsi, anche cambiando allenatore, però c'è comunque stata una buona, diciamo un buon cambiamento anche di risultati con Breda in panchina. Andiamo avanti con il Carpi, ragazzi, il Carpi che ha 17 punti, voto 4,5 perché... E anche qui il Carpi è iniziato veramente molto molto male, forse è la squadra con meno talento insieme al Cosenza, però comunque sta facendo il suo, voto 4,5 perché nell'ultima parte della stagione ha fatto dei risultati positivi, poi la sconfitta contro il Livorno in casa ha fatto forse precipitare quei risultati che erano arrivati positivi. E anche al di fuori, anche in trasferta il Carpi ha fatto dei buoni risultati. Voto 4,5 però per questa prima parte di stagione che vede il Carpi lottare ancora una volta per la salvezza. Un anno fa invece si parlava soprattutto di playoff. E Cosenza, 19 punti, voto 7 perché insieme al Carpi forse è la squadra con meno talento. Segna poco, però ragazzi ha una difesa che non prende tanti gol. E forse questa è la chiave del Cosenza che ha capito che per salvarsi bisogna avere una forte difesa. Il Cosenza è questa, una squadra che lotta in campo e le squadre che lottano in questo campionato possono alla fine riuscire a salvarsi. Se riuscisse a replicare questo girone di andata nel girone di ritorno, il Cosenza può salvarsi, può ambire alla clamorosa salvezza questo anno in Serie B. Quindi voto 7 per quella squadra che assolutamente non mi aspettavo in questa posizione.
Venezia, voto 6. È riuscita sicuramente a ribaltare quell'inizio incredibile con Stefano Vecchi, e pochi punti, zona retrocessione, e invece con Walter Zenga, ragazzi, è stato veramente diciamo, una buona ripartenza con Walter Zenga in panchina. Adesso un periodo di calo che ha portato Venezia a perdere alcune partite importanti. Ricordiamo la sconfitta al Penso contro il Cosenza, questa forse è quella più rappresentativa. Comunque, voto 6 perché comunque ha un buon potenziale che non l'ha sfruttato all'inizio. E dobbiamo sicuramente, non si può parlare quest'anno di playoff come lo scorso anno con Inzaghi, in cui il Venezia era anche una neopromossa, però comunque il Venezia secondo me riuscirà a salvarsi senza dover ricorrere ai playout. Cremonese che era iniziata con altri obiettivi, sicuramente si parlava di playoff, comunque di una buona stagione, di una salvezza facile. La Cremonese che ha dovuto esonerare l'allenatore a metà campione, diciamo a metà percorso circa, è stato esonerato Mandolini, è stato chiamato Rastelli, che ha avuto anche delle buone esperienze con Avellino, col Cagliari. È un buon allenatore, ha fatto sicuramente il suo. La Cremonese però nell'ultimo periodo ha avuto delle sconfitte molto molto importanti e ha deciso quindi di ricorrere al mercato di gennaio. A gennaio ha già piazzato dei colpi molto molto importanti, stiamo parlando di Soddimo, ex Pescara e Frosinone, e sta parlando anche di un altro giocatore del Frosinone, in questo caso Daniel Ciofani, quindi vuole anche rinforzare l'attacco perché Paulinho non sta dando la garanzia dei gol che forse ci si aspettava. Comunque, voto 6, però comunque secondo me sarà una stagione per una salvezza semplice. Salernitana, voto 5,5. Un inizio sicuramente molto molto positivo, si parlava anche di zona playoff, poi un calo incredibile che ha portato anche all'esonero di Stefano Colantuono e al ritorno in Serie B di Angelo Gregucci. Una scelta che secondo me non è stata tanto conveniente, perché comunque sì, c'erano problemi tra la società e Colantuono, perché comunque c'erano delle idee diverse e la Salernitana era partita con altri obiettivi, voleva sicuramente andare avanti, voleva sicuramente fare un campionato di vertice e ha tutte le capacità perché comunque è una squadra sicuramente rodata con un mix di giovani e un buon mix di giocatori di esperienza, però i risultati non stanno arrivando ed è peccato perché comunque il pubblico sarebbe veramente da Serie A. E Ascoli, voto 7,5, la vera rivelazione di questa stagione, di questo inizio di stagione, le vittorie contro Verona e Benevento veramente sono state incredibili. L'Ascoli non se l'aspettava, se l'aspettava giù l'Ascoli, se l'aspettava nelle ultime posizioni. Invece ragazzi, è una squadra che sta lottando, mister sicuramente Vivarini sta andando tutto, questo è un gruppo che merita la salvezza per quello che sta esprimendo in campo. E anche a testimoniare la rimonta dell'ultima giornata contro il Crotone. Perdevano 2-0 in casa, hanno vinto 3-2. È una squadra che ci crede sempre. E ragazzi, 24 punti in classifica, voto 7,5 per questa prima parte di stagione incredibile. Perugia, ragazzi, Perugia, voto 6. Voto 6, forse si aspettava qualcosa di più dalla squadra di Nesta, che lo scorso anno era subentrato nei playoff, era uscito subito però con il Venezia. Questo anno una partenza a rilento, e Perugia era lì, nella zona calde. Poi una buona accelerata, vittorie importanti, vittoria all'ultimo secondo, ricorda un po' l'Ascoli, però ha più qualità, sicuramente può ambire anche ai playoff, è proprio lì, sta giocando per una salvezza tranquilla e per ambire agli ultimi posti, tra il settimo e l'ottavo posto dei playoff. Cittadella, voto 7 ragazzi, Cittadella è unico, Cittadella è la squadra veramente più incredibile di questa Serie B, ogni anno scommette su dei giocatori che nessun'altra squadra li prenderebbe. Cittadella li prende, li fa crescere e poi li rivende. Vedi Kwame, ragazzi, Kwame venduto al Genova sta già andando al Napoli. Veramente loro li fanno veramente crescere in una maniera incredibile. Mister Venturato è incredibile. E non può essere una squadra che può lottare, non potrà lottare per la promozione perché vedi le sconfitte contro il Verona ne testimoniano sicuramente una squadra che può ambire ai playoff, però non più dei playoff. Però comunque il lavoro che fa la società è incredibile. Bisogna solamente prendere spunto da Cittadella per quello che sta facendo ogni stagione. Quindi comunque voto 7 per quello che ho fatto fino ad ora. Spezia, voto 6,5, 26 punti in classifica. Un buon solamente risultato per adesso per lo Spezia. Lo Spezia che prende la settima posizione in classifica, però prende 6,5 per questa prima parte di campionato. È una squadra playoff. Può arrivare tranquillamente nella seconda parte della stagione per lottare per la promozione. È una squadra collaudata, che a differenza degli anni scorsi ha puntato solamente su tanti tanti giovani. E questo anno, sicuramente, è una squadra buona.
Uno su tutto, un giocatore che veramente mi ha entusiasmato lo scorso anno in Serie C nella seconda parte della stagione, Okereke, ragazzi. E anche Pierini, ex Sassuolo, veramente molto molto buono l'attacco, mi piace un sacco. È una squadra che è difficile da battere, una squadra che subisce pochi gol, bella rodata, complimenti allo Spezia, 6,5 per questa prima parte di stagione. Benevento, ragazzi, una delle delusioni. Voto 5 perché, ragazzi, quando ti chiami Benevento, vieni giù dalla Serie A, fai quel tipo di mercato. E non sei là a lottare per il primo posto, ragazzi, è un po' un fallimento. Per adesso è un fallimento. Sì, sei in zona playoff, però, ragazzi, il Benevento era partito con altre, sicuramente con altre intenzioni. Aveva delle intenzioni per ammazzare questo campionato e poteva ammazzare questo campionato se non sbagliava alcuni risultati. Però comunque è una squadra molto molto pericolosa. Secondo me, nella seconda parte della stagione, tra febbraio e marzo, verrà fuori il vero Benevento. E allora sarà da preoccuparsi. Voto comunque 5 per questa prima parte di stagione con 29 punti in classifica. Lecce, ragazzi, incredibile, incredibile, voto 8. Neopromossa, sta giocando la promozione. Sta giocando la promozione. Mister Liverani ha creato veramente un gruppo incredibile. Comunque, la differenza tra il Livorno, il Padova e il Lecce sta solamente in una cosa: il Lecce ha investito, ha programmato una stagione. Ed è là sopra. Complimenti solamente alla sua età, ad aver creduto. Ha tenuto i giocatori più importanti della scorsa stagione e poi ha rinforzato la squadra con anche innesti molto, molto importanti. E voto 8 per questa prima parte. Parliamo dell'altra invece, diciamo, squadra che ha un po' deluso. L'altra delusione lì sopra, il Verona, ragazzi. Il Verona che prende 5,5 secondo me per questa prima parte di stagione. Era la squadra forse più forte del campionato, non lo sta dimostrando. Non lo sta dimostrando comunque a 30 punti in classifica, meno 7 dal Palermo capolista. Però questi punti sono stati presi appunto per le sconfitte un po' a sorpresa. Il miglior giocatore è ancora una volta Giampaolo Pazzini, forse un po' troppo poco per puntare ad andare sicuramente in Serie A diretto. Però comunque il Verona, come il Benevento, aspettiamo. Perché quelle squadre con tanto talento si vedono sicuramente uscire, possono crescere sicuramente sia per risultati sia per gioco tra febbraio e marzo. E Benevento e Verona, ragazzi, saranno due grandi protagonisti di questo girone di ritorno. Pescara, forse il merito di Beppe Pilone, ragazzi, che campionato, che allenatore. E i punti persi a Padova possono però veramente costare molto molto caro, ragazzi. Ricordiamo che il Pescara ha perso due punti incredibili, vinceva al 90esimo a Padova 2-0, ha pareggiato 2-2 al 95esimo. E due punti che forse pesano perché il Pescara sarebbe secondo in classifica. Comunque una stagione incredibile, ha un centrocampo incredibile. Brugman, ragazzi, un talento immenso davanti Mancosu, ragazzi, è una garanzia. Voto 7,5 per la squadra di Beppi Pillon. Brescia, ragazzi, voto 8. L'investimento di Cielino è stato veramente giustificato. Ha l'attaccante più forte della Serie B in casa. E Donnarumma, ragazzi, eccezionale, 14 gol. Sta ripetendo la stagione incredibile fatta lo scorso anno a Empoli. E dopo l'esonero di Suazo e l'arrivo di Corini, il Brescia può puntare decisamente alla Serie A. E in questo momento è la seconda forza del campionato. Ragazzi, andiamo al Palermo. Per le prime 6 giornate con Mister Tedino, il Palermo non si pensava, poi un Palermo, secondo me, era una delle delusioni di questo campionato. Con l'arrivo di Stellone è una squadra veramente cambiata, una squadra cinica, una squadra che è davanti a Nestorowski, ma una squadra veramente rodata, è la vera favorita per quel campionato. Voto 8,5 per questa prima parte di stagione, perché sta veramente ammazzando il campionato, se continuerà così ad aprile sarà già Serie A. Ragazzi, per questo video dedicato al pagellone della Serie B è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate like al video, iscrivetevi al canale e commentate secondo voi, anche secondo voi, i voti, se avreste dato altri voti per tutte queste squadre di Serie B, e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo al prossimo video.